Il Tuminello dentro, il pallone per la Mantia, peccato, questo pallone poteva essere sfruttato meglio dall'attaccante giallorosso, ha cercato la soluzione in profondità verticale. C'è Breda che sta facendo il pazzo, ha visto Toni Sar protestando perché adesso diceva che c'è stato un fallo sul suo giocatore e che non è stato segnalato. Naturalmente vediamo. Lancio in profondità per Saraniti, ottimo l'aggancio, attende rinforzi Andrea Saraniti, si guarda alle spalle, arriva Aie, pallone per l'olandese, calcia con il sinistro, pallone che rimane lì, rete! Rete! Andrea Lamantia ha portato in vantaggio il Lecce, Andrea Lamantia ha portato in vantaggio il Lecce al 47esimo minuto, Andrea Lamantia, il vantaggio della formazione salentina. Il vantaggio della formazione salentina con Andrea Lamantia di rapina, l'attaccante giallorosso l'ha buttata dentro alle spalle di Zima, arriva il vantaggio giallorosso con Andrea Lamantia, doppietta per l'attaccante leccese. Ma diciamo, Donio, che questo è il miracolo, il calcio crea queste cose, crea dalla disperazione del primo tempo all'esaltazione di questo secondo tempo con un Lecce che riesce a vincere, speriamo, tanto manca ancora pochissimo, riesce a vincere una partita che sembrava perduta, invece e forse oggi è la svolta anche per un campionato ancora più bello, più importante di quello che sta disputando. E poi Lamantia merita l'applauso di questo pubblico che lo chiama, lo declama a grande voce, perché due gol, ma soprattutto la grande possibilità di una vittoria che speriamo possa proseguire in futuro, non solo oggi ma anche in futuro. Andrea Lamantia l'aveva riaperta, Andrea Lamantia l'ha chiusa, il gol, crediamo, speriamo che l'abbia chiusa, mancano davvero pochi secondi al fischio finale, impazzisce il Via del Mare, il Lecce sotto di 2-0, prima la riaperta, poi la pareggiata, poi ha segnato il gol, crediamo, del KO con il Livorno che gioca in 10 dal